Fantasma del monastero. Fantasma del monastero. Una storia vera, raccontata a tempo di musica da Dr. DJ. Segue non è un racconto di fantasia e nemmeno un romanzo horror, ma è l'esperienza reale di due ragazzi di Cuneo, una piccola città al nord dell'Italia. Vi verrà raccontata quella sera d'estate del 1999. Dopodiché ognuno di voi sarà libero di decidere se si trattò di un giorno come tanti altri o se accadde qualcosa di realmente inquietante e misterioso. Try, just another try.
nomi di fantasia, nel rispetto della privacy dei reali protagonisti. Il fantasma del monastero. Il fantasma del monastero. Una storia vera raccontata a tempo di musica da Dr. DJ. Erano da poco passate le 8 di sera. Il sole di giugno, che aveva scaldato l'aria per tutto il giorno, ormai si stava preparando a tramontare, e Dario e Pietro, dopo aver cenato ognuno nella propria casa, si diedero appuntamento per un'uscita serale, per spezzare il monotonio della settimana. I ragazzi, uno 17enne e l'altro quasi 20enne, si trovarono a metà strada tra le loro rispettive abitazioni. Per comodità, durante le brevi uscite infrasettimanali, utilizzavano spesso lo scooter di Dario, che poteva ospitare comodamente entrambi. Nella piccola cittadina di Cuneo non vi erano molte possibilità di svago, così i due decisero di andare a fare una passeggiata nei pressi del Viale degli Angeli.
fecero una breve sosta davanti alla cappella di un piccolo monastero, il Santuario degli Angeli, che si trova alla fine del lungo viale alberato. Un edificio risalente al XV secolo, che agli inizi del 1400 divenne monastero di frati francescani, in cui risiedono Ad est si trova uno dei due fiumi che avvolgono la città, lungo il quale vi è il cosiddetto Parco Fluviale, una zona ricca di percorsi, spesso frequentati da sportivi, ciclisti e famiglie. Ed è proprio qui che Dario e Pietro decisero di scendere con il loro piccolo scooter per dare un'occhiata da quelle parti.
musica da Dr. DJ. Parcheggiarono il ciclomotore poco dopo la curva sinistra che si trova alla fine della discesa e si accesero una sigaretta. Per uccidere la noia, Pietro propose come suo solito un gioco a tema teppistico. Quello che aveva in mente stavolta era di nascondersi nei cespugli che affiancavano il sentiero sterrato ed aspettare qualche passante per spaventarlo. Il mezzo per fare ciò fu una pistola scacciacani, caricata quindi soltanto a salve. Dr. DJ, solo musica di qualità.
Detto fatto, i due amici si chinarono tra gli arbusti, in attesa di qualche vittima. Passavano i minuti, il sole stava per eclissarsi dietro le montagne, ma non c'era ancora traccia di anima viva. Così decisero di lasciar perdere il diabolico piano spaventagente e di rialzarsi in piedi. Quando i ragazzi uscirono dalla vegetazione, l'ultimo spicchio di sole sparì all'orizzonte e nello stesso preciso istante, ad un tratto, udirono qualcosa. Veniva dal campo di grano che avevano di fronte, nella stessa direzione di dove era appena tramontato il sole. Si sentì per tre volte consecutive una sorta di urlo che ricordava un lamento umano, ma allo stesso tempo anche il gracchiare di un corvo. Un suono agghiacciante mai sentito prima. It's in your eyes, a colorful
Pietro e Dario si diresero turbati verso lo scooter. Ad un tratto notarono in lontananza una figura spuntare dal fondo delle mura del monastero. Man mano che procedeva sul piccolo sentiero, cominciarono a distinguere che si trattava di una donna. La sua camminata era a dir poco inquietante. Avanzava lentamente,
portava una maglia di un antico color terra rossa, con una scollatura tenuta insieme da due paia di corde incrociate. La sua carnagione essa si stava dirigendo proprio verso di loro, e i due non negarono che la donna aveva un'aria molto sinistra. Per nascondere la propria paura, Pietro, con un'aria spavalda, estrasse dalla giacca l'innocua arma e la buttò dritto verso la misteriosa donna senza età, per vedere quale reazione avrebbe avuto. Ma non ci fu reazione. Allora il giovane intimò l'altro, minacciando di sparare. La signorina, non sapendo che si trattava di una pistola salve, avrebbe dovuto, come qualsiasi essere umano, accennare a fermarsi, indietreggiare o perlomeno mostrare qualche cenno di timore. Ma ancora nulla.
inarrestabile alla stessa andatura, senza proferire parola, verso i due ragazzi sempre più spaventati. Nei loro occhi il terrore cresceva ogni secondo di più, anche perché continuavano a non riuscire a vedere il volto della ragazza. A questo punto i due salirono velocemente sullo scooter. Dario si affrettò ad inserire la chiave nella serratura e premette il pulsante di avviamento. Ma neanche a farlo apposta il motorino non partì. Seguirono altri tentativi, ma niente da fare. Proprio come nei classici film horror, il mezzo non ne voleva sapere di accendersi. Il panico, poi, non aiutava sicuramente i movimenti di Dario. Separavano i due dalla donna, dopo un ultimo breve avvertimento, Pietro esplose un colpo e subito dopo altri due consecutivi. Ma la figura femminile non si mosse di un centimetro. Pietro gridò all'amico di partire, ripetendoglielo più volte. E per fortuna, quando ormai sembravano costretti a scoprire cosa avrebbe fatto la donna senza volto, lo scooter finalmente si accese e Dario ne approfittò subito per partire a tutto gas.
outside the place. Verso la salvezza sembrava interminabile. Il povero cinquantino, carico di due persone, non riusciva a superare 50 km all'ora, ma bastavano per seminare una persona piena. Al termine dei 300 metri circa di salita, affrontarono una curva a sinistra che li riportò sul viale Angelo, poco lontano dal santuario.
fermarono sulla carreggiata stradale, in quel momento deserta, per voltarsi indietro, ormai certi di non vedere più quella figura spaventosa. Fecero un sospiro di sollievo, ma ecco che immediatamente sbucò dalla curva di nuovo quella donna dalla chioma nera. E la cosa sconcertante era che continuava imperterrita a mantenere la stessa identica andatura, il capo rivolto verso il basso e lo sguardo, seppur poco visibile, fisso su di loro. Increduli, calcolarono velocemente che era impossibile per una persona
specialmente con una gonna così lunga, correre per 300 o più metri in salita alla velocità di quasi 50 km orari. In più, durante la fuga in scooter, Pietro verso metà salita si era voltato per un attimo e aveva visto con i suoi occhi la donna camminare con tutta calma, senza neanche provare a fare uno scatto velocistico. Come si poteva spiegare una cosa del genere? Non era il momento di porsi altre domande, era tempo di fuggire.
del monastero. Il fantasma del monastero. Una storia vera, raccolta a tempo di...
Corso qualche decina di metri, sempre a tutto gas, Dario rallentò e trovò il coraggio.
punto essa smise di camminare e, ferma sulla pista ciclabile che costeggia la strada, ruotò la testa in direzione di Dario e Pietro, che ammutoliti sgranarono gli occhi. Dopo averli guardati a distanza per qualche secondo, riportò lentamente lo sguardo in posizione frontale e si incamminò verso il giardino pubblico di fronte alla cappella del monastero, mantenendo sempre quel suo passo pacato e privo di vistosi movimenti. I due giovani, seppur molto scossi, si rimisero in marcia, questa volta ad una velocità più ridotta. Dario, dopo pochi secondi, fermò ancora un'ultima volta il mezzo per guardare in quella direzione, ma questa volta la donna era scomparsa.
nei giorni successivi, nelle menti dei due ragazzi, gli interrogativi erano molti. Tentarono di darsi una spiegazione logica e razionale a quanto accaduto, ma l'esperienza vissuta in prima persona fu per loro talmente scioccante che non trovarono spiegazione. E non ne proferirono parola con nessuno, temendo di essere derisi o presi per pazzi visionari. Fecero mente locale su tutta la giornata e appurarono che non assunsero nessuna sostanza alcolica o tantomeno stupefacente che potesse indurli ad improbabili visioni collettive. Don't wanna be the one to walk away, but I can't bear the thought of one more day. I think I finally understand what it means to be loved. Can't keep pretending everything's gonna be.
di una psicopatica o di un fantasma. O di un fantasma. Usando un po' di logica sovrannaturale, ipotizzarono che la donna, vestita in quel modo, potesse essere stato lo spettro di una contadina, una perpetua o una prostituta del Medioevo o di un secolo passato, che venne assassinata e forse anche violentata da qualcuno all'interno o all'esterno delle mura del monastero, in un'epoca in cui gli omicidi erano facili da occultare e i cadaveri semplici da far sparire, senza lasciare.
Poi, per qualche motivo, una volta ogni chissà quanto, ripercorreva la strada del ritorno a casa che non poté mai imboccare perché privata della vita. E niente, nessuno poteva fermare il suo tranquillo ma inarrestabile cammino. Il fantasma del monastero, una storia vera raccontata a tempo di musica.